E adesso vi parliamo di Gemma Galgani e Sirius, ossia del dopo Trono di Uomini e Donne Over. Diciamo che ci eravamo lasciate con lui che era tornato a Roma e che sarebbe dovuto salire a Torino. Sinceramente dopo queste dichiarazioni io non ho letto altro. Se non che secondo Amedeo Venza, molto addentro al mondo di Uomini e Donne Estivo, vedi organizzatore serate di ex Uomini e Donne e Trono Over etc., ha scritto un messaggio sibillino in rete nel quale diceva che praticamente Gemma Galgani cominciava a nutrire dubbi su Nicola Vivarelli, ma non specificando in base a quali dati. Fatto sta che una cosa è certa, che Gemma Galgani a quel messaggio di Amedeo Venza non ha né smentito e nemmeno confermato. E io che mi aspettavo una smentita un attimo mi sono fermata a riflettere. Diciamo. Fatto sta che se i fans di Gemma Galgani non parlano ci pensano i tantissimi fans della dama torinese del Trono Over di Uomini e Donne. Il tutto è successo quando Nicola Vivarelli in arte Sirius ha pubblicato nella sua pagina Instagram tutta una serie di foto di lui a torso nudo che io non ripubblicherò. In queste foto i fans di Gemma Galgani hanno intravisto un esibizionismo del corteggiatore della loro fans. Gemma Galgani sorride da un balcone. Qualcuna di questi fans ha usato anche accenti molto duri, intravedendo in questo atteggiamento di Nicola Vivarelli la volontà di farsi pubblicità. Insomma, che praticamente starebbe usando Gemma per i propri fini. Non so che dirvi. Quando succedono queste cose, a mio avviso c'è solamente una cosa da fare. Ossia aspettare. Il tempo, come sempre succede a Uomini e Donne, ci racconterà la sua verità. Non mi voglio nascondere dietro a un dito. Auguro a Gemma Galgani tutto il bene del mondo e di trovare il grande amore, ma sinceramente credo che non sarà questo.